Ho ricevuto dei consigli, ne ho ricevuti tanti, ma se c'è una cosa che ho imparato nel ricevere i consigli è di ascoltare molto attentamente quello che ti dicono e poi fare comunque quello che secondo te va fatto. Perché vedi, a volte chi ti dà i consigli te li dà sulla propria esperienza personale, oppure potrebbe dirti se fossi in te io farei così, ma non sei me. Non conosci i pro e i contro delle mie decisioni, non sai cosa c'è dietro ad altre decisioni passate. E pertanto, se fossi in me faresti così, sì, ma non sei me. Se ti trovassi davvero nella mia situazione, forse i tuoi consigli sarebbero diversi. Pertanto ho capito che i consigli vanno ben accettati. Va preso quello che ci aiuta a riflettere. Perché da come la vedo io, un buon consigliere è quello che ti fa domandare dove sarai fra 5 anni se prenderai la decisione giusta o quella sbagliata. Un buon consigliere non ti dà consigli, ma ti aiuta a riflettere su quello che sarà la vita dopo quella decisione. Perché la vita, il lavoro, il futuro è tuo, gli errori sono tuoi e fra 5 anni potresti dire a quella persona che hai seguito il suo consiglio sbagliando tutto. Però guarda caso, il culo era il tuo.